Enzo, io inizio da te, sì. Perché voglio fare un po' un giro sulle varie vertenze che sono aperte in Irpinia. Come siamo messi? Avvertenze almeno subito dopo il lockdown che abbiamo avuto, e quali sono quelle un po' più accese? Guarda, Davide, abbiamo avuto diverse tipologie di vertenze, sia quelle multiple, voglio dire, per quanto riguarda le aziende che sono andate in difficoltà, che tutti quanti conosciamo, e sia anche quelle singole, voglio dire. Si è aperto un fronte vertenziale molto ampio, per cui i lavoratori, voglio dire, sono andati in forte difficoltà, e abbiamo anche sviluppato, il nostro segretario faceva un'analisi perché fosse successo questo, ed è facile spiegarlo, Augusto, perché c'è una gestione leggermente opaca da parte di buona parte di datori di lavoro, inquadrando i lavoratori in part-time, ma paradossalmente poi qualche volta, se non spesso, lavorano in full-time. Questo, in un clima di normalità, voglio dire, danneggia durante. In un clima di anormalità, che è successo, di emergenza, ha danneggiato durante e anche dopo. Perché, faccio un esempio che a te è calzante, voglio dire, coloro che sono stati collocati in mobilità, in cassa integrazione, scusami, o in FIS, queste persone hanno preso il 60-70% della retribuzione. Essendo assunti a part time, hanno percepito pochissimo, ed è scattato un fronte vertenziale molto alto. È come perché quando una persona è assunta part time e poi effettua una rivendicazione sul full time, paradossalmente, voglio dire, questa persona non vive il disagio solo nel momento. Anche quando poi verrà collocata in NASPI vivrà il disagio, se va in maternità vivrà il disagio. E noi, voglio dire, queste cose le professiamo spesso, però ci troviamo anche in delle situazioni a transigere, fare atti di conciliazione, sia in ITL sia da noi in sede sindacale. Però, voglio dire, è uno strumento molto diffuso questo, quello di far apparire sulle buste paghe la famosa AII. Significa assenza ingiustificata, e per abbattere i costi della contribuzione. Allo stesso tempo, buona parte, ripeto, ma questo mi sento di dire da Roma in giù, un po' da tutte le parti, c'è questa forma di inquadrare i lavoratori in part time e poi farli lavorare in full time. Questo mi danneggia moltissimo. Scusami se mi permetti, sì, Davide, riguardo le aziende invece, che le vertenze, non che queste siano di meno importanza, ma le vertenze un po' più pesanti, noi abbiamo un passato alla quale tu conosci meglio di me, che è la IA, che poi ne parleremo. Abbiamo un passato che è un presente, che è l'attuale Whirlpool, che paradossalmente, anche se su Napoli, ma tocca la nostra provincia. Abbiamo un problema che fa piangere il cuore da Novo Ligno, voglio dire, sono situazioni molto delicate. Quella della Whirlpool, che sembra lontana anni luce, perché essendo noi di Avellino sembra che tocca Napoli, non è così. Ci sono delle aziende che lavorano, sono monocommittenti con la Whirlpool, da Scame a 50 dipendenti su Sant'Angelo Bardi, ed è monocommittente, è chiuso proprio. Fortunatamente altre due aziende su Solofra e su Montoro non sono monocommittenti, stanno lavorando ad intermittenza, però comunque hanno vissuto questo dramma molto forte. Ascoltavamo in questi giorni, che questo non mi ha fatto tanto piacere, c'è stato il sottosegretario a un'assemblea della Whirlpool, dove si sono commossi sia i lavoratori che questo sottosegretario. La Whirlpool va via, non recede, sembra che ci sia un consorzio di imprese pronto a subentrare, e voglio dire, questo potrebbe essere una cosa positiva anche per l'indotto che coinvolge l'Irpinia. Enzo, per combattere queste anomalie in busta paga, che dal mio punto di vista è da tempi indietro che vanno avanti, anche magari facendo una busta paga, ad esempio, di 1.300, poi andando a riportare indietro le 600-700 euro, le abbiamo viste di tante in passato, quindi come si combatte? No, però voglio precisare due aspetti. C'è un aspetto che vede, perché poi, voglio dire, interviene un carattere di natura penale, estorsivo, riportare, l'avvocato mi può dare mandato, riportare i soldi indietro dopo aver, perfezionato la busta paga, ecco, e fatto il pagamento come la busta paga, e riportare i soldi del lavoro è un affatto estorsivo, l'avvocato assolutamente mi può dare mano, ma non si tratta di estorcere con artifici e raggiri. Altra cosa è, e succede, certo, questo è gravissimo, no, divido le due cose, gravissimo.
Poi c'è un aspetto invece seconda, non di seconda importanza, che è quello che il lavoratore viene ingradato in un part time verticale, orizzontale, voglio un giorno sì, un giorno no, 4 ore, 3 ore, 5 ore. Questo voglio dire è un qualcosa che è fortemente diffuso, in modo esagerato e diffuso. Tantissimo. Come si combatte? Subiscono gli atti vertenziali, perché le organizzazioni ispettive ne sono pochissime. Ma a parte anche questo, Davide, cosa succede? Che nel momento in cui in questa radio viene l'ispettorato del lavoro, viene un'autorità preposta e mi chiede a me, io che lavoro faccio, quante ore lavoro, io dico 4 ore, e l'ispettore va via. L'ispettore, ahimè, non può fare altro che prendere atto di quello che dico io. Per cui voglio dire, non è la questione come si combatte, la questione sarebbe buonsenso da parte dei datori di lavoro: se prendono una persona e la fanno lavorare full time, inquadrarla full time e pagarla full time. Non è che è una questione di combattere, è una questione di buonsenso di chi non dovrebbe farlo. Chi lo subisce è perché è disagiato e parte debole. Augusto, sì. io tocco con lei la parte sanitaria, sì. Perché è molto... c'è una bella chiacchierata, sì. Su questa situazione, perché ne tocchi molto. Partendo dalla carta europea dei diritti del malato, in Italia questa carta viene sempre attuata? Guarda Davide, la sanità è un settore molto particolare, cioè bisognerebbe, a mio parere, insomma, ultimamente io mi sto occupando di alcuni casi, purtroppo anche di qualche caso, di qualche decesso avvenuto ultimamente in qualche struttura sanitaria dell'Irpinia e pure del Salernitano. È chiaro che è un problema forse sicuramente politico, cioè la sanità è un servizio essenziale, lo Stato dovrebbe impegnarsi, chi fa parte della sanità, i medici, gli infermieri, sappiamo, hanno anche la passione, hanno quel giuramento, però è un settore talmente nevralgico dove non si può badare a risparmiare. È necessario avere delle eccellenze, di inserire dei medici, degli infermieri che hanno veramente nel proprio DNA l'aspetto, diciamo, di voler curare il paziente. Sì, perché è fondamentale. Sì, ci sono problemi, ci sono delle strutture in campagna che hanno delle deficienze strutturali importanti. Mi diceva un caro amico mio, un chirurgo che sta all'ospedale del Mare, che lui veniva da Vercelli, diceva: io ho dovuto riorganizzare la sala operatoria, mancavano proprio... L'ABC, ci mancavano delle cose importanti, quasi chiude ancora l'ospedale, cioè non si è, certo. C'è una persona che sta a Riano, che sta pure in un'altra zona, in altri pini per raggiungere l'ospedale, i pronti soccorsi che sono, mi diceva un'altra persona, la signora di Avellino pochi giorni fa, che il papà ha aspettato 7-8 ore per avere un esame al pronto soccorso, 10 ore. Quanti episodi in Irpinia, anche diciamo in Campania, effettivamente ti arrivano durante una settimana? Mala sanità? Allora, diciamo, bisogna un attimo distinguere. Ultimamente sto trattando, ti ripeto, diversi casi, qualcuno 4-5 di decesso avvenuto, per vedremo dopo. Insomma, ma anche su case di cura? Sì, mi è capitato. Convenzionate col pubblico? Esattamente, sempre. Sì, esattamente. Ad Avellino mi è successo poco fa. Infatti, stiamo un attimo vedendo quel medico legale. Mi avvalgo di alcuni medici legali, uno di Avellino e uno di Benevento. Vediamo un attimo la documentazione, le cartelle cliniche. Sì, anche le case di cura presentano questa problematica. Vediamo, quelli sono aspetti tecnici, medici, che poi saranno. In alcuni casi abbiamo pure denunciato alla procura, quindi attendiamo pure gli esiti da parte dei consulenti tecnici dell'ufficio della procura. Però io non sono, diciamo, un addetto, non sono un medico, non sono un sanitario, però credo che ci siano dei problemi strutturali nelle nostre province. Ritorniamo a breve sulla situazione sanitaria. Enzo, chi è che oggi corre alla UIL a fare vertenze? Guarda, paradossalmente mi ricordo negli anni addietro l'atto vertenziale nasceva da una durata lunga, Augusto, di lavoro. Lavoravi 4-5 anni, poi si aveva quello scontro, confronto con la parte datoriale e si nasceva l'atto vertenziale. Negli ultimi anni la cosa invece, voglio dire, è fortemente cambiata, anche se, giustamente dico io, aggiungo, anche se uno lavora 2 mesi propone un atto vertenziale. Ripeto, questo non saprei dirti se è rilegato a un problema, un malcontento economico proprio sul territorio. Le categorie sono variegate, da metalmeccanici al commercio. Allora c'è una fascia molto ampia che è rilegata alle badanti,
perché sostanzialmente, voglio dire, sono quelle che vivono, proprio non sentono di più, perché tenendolo nelle campagne da qualche parte, voglio dire, buona parte di loro non sono contrattualizzate. Lo stesso tempo i metalmeccanici, lo stesso, voglio dire, ecco, il comparto proprio nella mia zona, Valle Ufita, voglio dire, è molto forte, un comparto molto, molto vertenziale, ecco, lì giù. Anche se, voglio dire, sono aziende che si pregiano di, voglio dire, di spessore, però, voglio dire, sostanzialmente penso che siano leggermente, per volerle bene, lontani, sì, ci sta il problema, da quello che potrebbe essere una gestione meno opaca, ecco. Augusto, ritornando prima di andare in musica un po' sulla parte sanitaria, lo accennavi già prima, un problema strutturale, sì, della sanità, ma non solo in Campania, credo da Roma in giù abbiamo problemi strutturali, sì. Ti capita più spesso un problema dovuto alla parte strutturale o per un errore medico, ricordando sempre che si può sempre, sì, vabbè, l'errore è umano, l'errore umano, quindi sì, specialmente su determinati lavori, quindi su questo farebbero, sì, bene a sbagliare poco, sì. Medici, sì, può succedere purtroppo, però credo che le azioni legali che io propongo, in virtù anche della riforma, l'ultima riforma Gelli, è quella proprio nei confronti delle strutture. Io evito, diciamo, di colpire tra virgolette la persona o il medico direttamente, ma nella maggior parte dei casi è la struttura che ha delle carenze, delle deficienze. Poi vi sono anche degli operatori sanitari che delle volte commettono delle superficialità. Come struttura tu intendi anche il monte ore che devono sopportare per una mancanza di ricambio? Ma anche quello sicuramente, perché è normale che tu il personale, giustamente lo sanno, ce lo dice Venezia, non lo puoi stressare, perché cioè, stare a contatto, certo, con i malati, insomma, non lo puoi far lavorare due, tre ore in più, quindi ci vuole competenza, preparazione, lucidità, e quindi non si può lesinare, cioè non si può. Sulla sanità bisognerebbe avere il massimo sforzo dello Stato, non si un può. Po' la sanità è un po' come la scuola, esattamente, sono le basi, c'è, cioè, la scuola è l'individuo, purtroppo i paesi civili. Allora, adesso io vi porto in musica. Questo non è un cantante per voi, perché è un cantante dei giorni nostri, quindi delle ragazzine. Lui è San Giovanni con Lady. Sei così bambino, ed io così maturo, che non può funzionare. Ma c'ho bisogno d'amore, ed è così bello. Mi fai tornare bimbo, come quando mamma mi dava il bacino prima di andare a letto. E non è detto, siamo in un tunnel al buio, senza visore notturno. Non ho paura di nulla, ma Cupido mi aspetta per farmi uno scherzo di merda, lanciarmi una freccia sul petto. E sarai per sempre, e sarai per sempre la mia lady, ra 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 ra, perché andrei in punta di piedi, ra 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 ra, nella mia vita irregolare come le rockstar, girando la città, ma luci spente capirò che sei la mia lady, 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 lady. Non ti piaceva un altro, ma che fine ha fatto? Ok che sono bello, ma non così tanto. Cosa stai cercando su quel piedistallo? Ok che sono alto e che ti tratto bene. Ho una proposta sexy da farti, cresciamo insieme. Dammi il tuo cuore baby, farò di te una donna. Baciami sulla bocca con il rossetto rosa, per la tua prima volta siamo la coppia perfetta. Cupido la lanci sta freccia, che sono qui che ti aspetto. E sarai per sempre, e sarai per sempre la mia lady, ra 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 ra, perché andrei in punta di piedi, ra 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 ra, nella mia vita irregolare come le rockstar, girando la città, ma luci spente capirò che sei la mia lady, 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 lady. Sei così bambina, e lo son pure io, Cupido ha lanciato sta freccia. E sarai per sempre la mia lady, ra 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 ra, perché andrei in punta di piedi, ra 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 ra, nella mia vita irregolare come le rockstar, girando la città, ma luci spente capirò che sei la mia lady, 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 lady. Radio CRT
Radio CRT, Working on a Dream. E rieccoci di nuovo in studio, siete su CRT Radio, alla voce sempre Davide Iannuzzo. Enzo, tocchiamo un po' una situazione che va avanti da 10 anni e più, situazione